Un saluto a tutti al vostro Tony. Ieri, in tarda serata, sono uscite le nuove sfide settimanali. Voglio nel video di oggi andare a vederle insieme a voi e magari offrirvi qualche consiglio di carattere generale perché le devo ancora provare anch'io. Penso che tanto ho notato che c'è una buona varietà, quindi sono abbastanza felice. Complessivamente otterrete due biglietti per un premio complessivo di 300.000 crediti, più un biglietto 6 stelle auto, che quindi vi dà un'auto top, e poi ovviamente dovete tener conto anche che prenderete tutti i premi per il completamento delle singole gare. Per le super formula il premio è 160.000 crediti. Allora, per le prime due gare, come vi stavo dicendo, non penso ci saranno grosse difficoltà, soprattutto per la Clubman Cup. Vi consiglio di andare a prendere una Nismo 400R da stock e vi assicuro che vernicerete senza troppi problemi i vostri avversari. Per la World Rally Challenge vi consiglio l'Audi S14, la Pike Speak, che per quanto mi riguarda è una delle migliori, se non la miglior auto da rally del gioco. Poi abbiamo l'American Clubman 700pp, per cui vi devo consigliare un'auto che a mio avviso è tra le migliori, non dico la migliore, ma tra le migliori 700pp che ho provato. E vi faccio vedere anche il setup. Allora, eccola qui, ho il GTS del 2002 e questo è il setup che sono andato a fare. Attenzione perché è anche un'auto allargata e con l'appendice aerodinamica anteriore, minigonne e spoiler posteriore. Poi vedete che monta le corsa dure, sospensioni sono quelle personalizzabili. Se volete copiarvi qui vi mostro tutti i settaggi singoli. Differenziale personalizzabile, valori di portanza. L'ECU, quello personalizzabile, impostato a 85, zavorra di 78 kg impostata a 40 come posizione, cambio personalizzabile manuale. Questi sono i valori delle marce. Sono anche un po' lunghi, ma in caso poi col rapporto finale potete andare ad accorciarveli, anche perché originariamente era un setup che avevo fatto a 750 pp, quindi voi molto semplicemente potete andare ad accorciarvi il rapporto andando a variare il rapporto finale, che, come vi dico sempre, mantiene la distanza del rapporto tra le varie marce e le va a accorciare tutte alla stessa maniera. Poi, come componente di elaborazione, compressore volumetrico coppia ad alto regime, filtro bornito a correttore scarico da corsa, il sistema frenante e pastiglie di freni da corsa, frizione volano da corsa e poi qui ci sono tutte le componenti di elaborazione del motore, quindi aumento corsa, bielle a pistone di titanio, tutte e tre le riduzioni del peso e l'aumento della rigidezza della carrozzeria. Come vi dicevo, questa è una delle migliori 700pp che ho nel mio garage, quindi potete usare tranquillamente questa, che alla fine è una normale Viper GTS che potete anche comprare al brand central, per andare a vincere, a mio avviso, abbastanza agevolmente questa Clubman Cup americana 700pp. Andiamo avanti perché troviamo quella che è secondo me la più interessante e probabilmente anche la più difficile, che è la Super Formula. Però per questa gara, che non ho ancora provato e non ho ancora un setup per la Super Formula, quindi devo andare a recuperarmelo, vi porterò un video a parte, magari ve lo porto domani alla stessa ora se riesco, con una guida insomma anche per come fare, come affrontare la gara, visto che consumo carburante, così giusto per darvi due dritte per chi vuole provare subito, il consumo carburante è al 4x, quindi non è altissimo, mentre il consumo delle gomme è 8x. Quindi quello che potete fare e quello che proverò a fare anch'io è andare a montare delle corsa medie e andare a fare, magari usando anche la mappatura 1, ma andare a fare delle cambiate anticipate in modo tale da provare a far durare il serbatoio del carburante per tutti i 12 giri, e
e far durare le gomme da corsa medie per tutti i 12 giri, anche se sarà un po' dura, però magari si sta un po' attenti nella fase finale, nelle ultime curve, negli ultimi giri più che altro, in modo tale da avere un grosso vantaggio sugli avversari che molto probabilmente andranno a fare un pit. Quindi una buona tecnica per andare a vincere anche difficoltà più elevata, difficoltà difficile, potrebbe essere proprio quella di adottare una strategia che mi eviti di fare dei pit stop. Per il resto, non vi posso che dire che allenarvi magari con questo tipo di auto, perché riuscirete a prendere le curve ad una velocità veramente elevata, ma riprendere delle traiettorie molto pulite, cercate di lasciare scorrere la macchina durante le curve e cercate magari di mettervi in scia e sfruttare il più possibile la scia degli avversari. Se qualcuno dovesse aver bloccato questa gara con le Super Formula, molto probabilmente è perché non ha completato il menu, quello dedicato proprio a questo tipo di auto. Quindi in quel caso vi basterà andare dentro al menu. Adesso non mi ricordo di preciso qual è il numero del menu. Comunque entrate nel caffè, andate nel menu e sicuramente qui troverete il menu delle Super Formula, e eccolo qui, è il numero 47. Se non avete fatto il menu numero 47, non importa ragazzi, vi basterà avviarlo, quindi entrate, lo avviate anche senza per forza dover fare le gare, e vi lascerà accedere alla gara, perché è successo la stessa cosa a me con il campionato mondiale Turismo 900 e anche con l'altro menu con le Red Bull. Vi basta, vi ripeto, avviarlo senza partecipare, senza andare a completare le gare, per poter accedere alla gara settimanale. Ragazzuoli, io spero vi sia piaciuto questo video. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se volete chiedermi qualcosa, fatelo pure nei commenti. Noi intanto ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un super salutone. Ciao ciao da Tony89.